I flussi di mobilità delle persone spiegano tante cose della società moderna, come per esempio il benessere, la diffusione di epidemie, ma anche l'ottimizzazione di traffico, ma i flussi di mobilità sono legati anche alla diffusione delle idee e delle epidemie, come abbiamo recentemente visto con il Covid. In questo studio abbiamo cercato di utilizzare le moderne tecniche di intelligenza artificiale per generare dei flussi di mobilità che fossero realistici ma allo stesso tempo anonimi. In precedenza i modelli che venivano utilizzati per generare questi flussi di mobilità erano modelli tradizionali, in particolare quello gravitazionale che seguiva la legge di gravità proposta da Newton, in cui i flussi di persone erano direttamente proporzionali in quantità alla popolazione che abitava nelle aree e inversamente proporzionali alla distanza tra queste aree. Sfortunatamente questi modelli tradizionali avevano certi limiti che, utilizzando moderne tecniche di intelligenza artificiale, siamo riusciti a risolvere. In particolare, il nostro nuovo algoritmo utilizza più informazioni rispetto ai modelli tradizionali, in particolare caratterizza il territorio, per cui cerca di capire che punti di interesse, come che tipi di negozi o che tipi di attrazioni ci sono in un posto, per caratterizzare meglio i motivi per cui le persone si potrebbero spostare da un posto all'altro. In questo modo il nostro algoritmo è riuscito ad ottenere delle performance incredibilmente migliori rispetto agli algoritmi tradizionali. In particolare le performance sono aumentate di quasi 1000 volte, quindi siamo 1000 volte più precisi nel capire quante persone si spostano da un punto all'altro, e a differenza di prima ora riusciamo anche a spiegare il perché le persone si spostano da un punto all'altro, quindi il motivo che spinge un flusso di persone a spostarsi da un quartiere all'altro, che potrebbe essere per esempio la presenza di un determinato tipo di punto di interesse o altre informazioni di questo tipo. Questo permette ai decisori politici, per esempio, di prendere delle decisioni data driven, quindi guidate dai dati e dall'informazione nella pianificazione delle città. Quindi per esempio possiamo analizzare come cambierebbero i flussi simulando l'apertura di un negozio in una certa area della città, e possiamo anche ottenere informazioni utili per contrastare per esempio la eventuale diffusione di una pandemia.